Ciao divette e ciao divetti, oggi faccio un video un po' strano che rientra nella mia rubrica Divaghiamo, ovvero la rubrica in cui chiacchiero a ruota libera di argomenti vari. Era un po' che non lo facevo, che non facevo video in questo senso, però voglio usare questa rubrica. Avevo anche fatto un video in cui dicevo, parlavo di me, del mio carattere, ve lo linko qua sopra. Volevo approfittare della rubrica Divaghiamo per continuare questa serie di video in cui vi parlo un po' di me stessa, del mio carattere, della mia vita, eccetera, così potete anche conoscermi meglio su cose che magari non vado a parlare, insomma, magari accenno, però non sto proprio a spiegare. In questo video volevo parlare di come la diva del tubo vive il sesso e l'amore anche, però, cioè vabbè, le due cose sono collegate, però volevo parlarvi principalmente appunto di come io vivo il sesso. Allora, Andy, non è facile affrontare questo argomento. La cosa principale che dovete sapere, ed è una cosa che ho ripetuto spesso, ma magari nei video normali sembra che io lo dica così per dire, così tanto per fare la santa o la suora o insomma cose del genere, ma no, non è così, è una cosa vera ed è una cosa che poi non sono neanche così contenta di, cioè non è una cosa di, cioè ne posso andare fiera in un certo senso, forse in senso morale posso anche andarne fiera, però non sono moralista, quindi me ne può fregare fino a un certo punto, no? Però è una cosa che porta anche dei limiti, cioè è un limite forse, se vogliamo, ovvero io non sono assolutamente in grado e né concepisco mentalmente, non riesco proprio a concepire l'idea del sesso senza amore, cioè, per me è una cosa che è fuori dal mondo, cioè, è una cosa che proprio non riesco a concepire. Anche quando c'è stato un grande periodo nella mia vita in cui sono stata fidanzata in modo fisso con una persona e quindi mi sono persa la possibilità di fare esperienze di qualsiasi tipo. Però prima di lui, quando ero ragazzina, quando ero molto giovane, anch'io come tutti i ragazzini ho avuto delle storielle, dei flirt, delle cose, e io fin da quando ero piccola, che appunto ho avuto le prime cotte, le prime cose, mi sono sempre resa conto che io non riesco proprio a provare un'attrazione sessuale verso persone con cui non ho un legame. Cioè, non ci riesco, cioè non è che io, non è una questione morale, una questione di dire no, io lo faccio solo con chi amo, così. È proprio che io non ho una spinta, mi manca proprio l'attrazione verso persone che appunto, con cui appunto non ho un forte legame. Io quando sento persone che dicono che il sesso e l'amore sono due cose sì che possono andare di pari passo, quando vanno di pari passo è una cosa meravigliosa, ma che possono anche essere separate tranquillamente, perché uno ha i propri istinti, una ha i propri istinti e li va a soddisfare con una persona che certo piace, perché ovviamente deve piacere, però senza che ci sia chissà cosa, ecco, senza. E io quando mi viene detto così, proprio io non riesco a provare, cioè non riesco a capire, non riesco a mettermi nei panni dell'altra di una persona che ragiona in questo modo, che ha questo tipo di sessualità. Quindi io, l'idea del sesso senza amore per me è una cosa che non esiste. Non parliamo di amore così, perché di innamorarsi può capitare anche più volte, però nel mio caso non la do finché non si crea un legame proprio al di là dell'innamoramento, al di là dell'attrazione fisica. Sì, diciamo che l'innamoramento porta già quell'attrazione che può servire poi, però deve esserci poi, per arrivare proprio al dunque, deve esserci un vero legame, un solido legame. E questo, io in realtà non amo questa cosa di me, io in realtà vorrei
vorrei essere più, non avere questo limite, non avere questo limite, perché è vero che può essere bello, tutto quello che volete, poetico, eccetera, però il problema è che se per ipotesi io per 10 anni non mi innamoro, io per 10 anni non trombo. E non è che non ho i miei impulsi come tu, anch'io li ho. Ma il fatto è che se non ho un oggetto a cui rivolgere questi impulsi, oggetto, non parlo di vibratori, cioè parlo di oggetto persona, di persona oggetto. Oddio, no, adesso capirete malissimo, però intendo dire se non ho la persona, ecco, a cui rivolgere questi impulsi, io non trombo. E poi, oltre a questo, che vabbè, uno a un certo punto il sesso non è la cosa principale della vita, quindi si può anche star senza, non è fondamentale per me, per quanto riguarda me. Per alcune persone lo è di più, per me no. Però il problema è anche nel vivere i rapporti con gli uomini, perché primo rischio altissimo di rimanerci, cioè di soffrire, perché è ovvio che nel momento in cui io mi concedo e mi aspetto che poi ci sia un seguito e non è detto che capiti, e quindi il rischio di soffrire è alto, e questo porta anche a molta prudenza nel darla via. Deve esserci un minimo di fiducia che spesso non arriva. Però comunque se il rischio c'è sempre, il rischio c'è sempre, mentre magari una persona. Cioè, perché poi io, se sono innamorata, io provo tantissima attrazione sessuale verso l'altra persona, ma proprio tanta. Nel senso che da gelida, frigida che sono quando non ho nessuno per la testa, divento proprio molto passionale. E mi si rivelano in me tutti quegli impulsi naturali che in certe persone si rivelano. Anche senza avere qualcuno per la testa, non so se mi spiego. Quindi, mentre un'altra persona semplicemente dice: boh, ho voglia di scopare, boh, non so, mi piace quel ragazzo, mi piace quella ragazza, magari mi ci faccio una scopata e poi finisce lì. Io no, per me è molto più complicata la situazione, molto più perché non può essere così, non ho quel tipo di impulso che mi porta a fare quello e quindi non lo faccio. E rimango lì, fondamentalmente questo è il motivo per cui io sono una figa di legno, cioè, ma non è bello, perché se invece io riuscissi a vivere il sesso in maniera più easy, meno impegnata, sarebbe sicuramente una vita migliore rispetto al farsi mille paranoie, farsi mille problemi, farsi mille oh mio Dio, ma magari no, magari poi va male, magari poi va bene. Intanto non, insomma, non so se mi sono spiegata. Vi giuro che un po' rosico verso appunto le mie amiche, le persone che conosco che invece non ragionano in questo modo, che poi vabbè, è normale che noi donne ci mettiamo sempre, se non il sentimento, però comunque il minimo di coinvolgimento, però magari ci sono appucci. Boh, questo video non so se. Io non so se caricherò questo video perché è veramente molto. Boh, non so neanche se il mio discorso si è capito, però vorrei conoscere la vostra opinione. Vorrei conoscere la vostra opinione in merito, se c'è qualcuno che come me ha questo, tra virgolette, problema. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, potrebbero uscire delle conversazioni interessanti. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!